Di fronte a tutto questo, io personalmente ne ho preso atto, ho rassegnato le dimissioni. Il sindaco di Rovigo, Edoardo Gaffeo, ha rassegnato le dimissioni. La decisione, dopo la nota del direttivo del Partito Democratico di uscire dalla maggioranza, la goccia che ha fatto traboccare il vaso dopo anni di scontri e tensioni. Già nel 2021 Gaffeo aveva annunciato le dimissioni, poi però ritirate 24 ore prima della scadenza dei 20 giorni, grazie alla mediazione di Achille Variati, mandato in Polesine dall'allora segretario Enrico Letta per risolvere la situazione. Ma questa volta Gaffeo parla di decisione irrevocabile. Tecnicamente ci sarebbe, ma io la escludo in maniera categorica. Non ci sono le condizioni, non possiamo pensare di continuare a prendere in giro una città. La nota del PD dopo le vicende amministrative che hanno infuocato il dibattito, il caso Iras, la chiusura delle piscine cittadine, la società di servizi AS2 sono la testimonianza, riporta il comunicato, di una municipalità guidata dal prof. Gaffeo che non ha saputo ascoltare, non ha voluto coinvolgere, non è riuscita a governare, anzi ha prodotto i danni che sono sotto gli occhi di tutti. Giochetti di chi non ha il coraggio di sfiduciarmi per salvare le proprie carriere politiche, replica Gaffeo, non accetto minacce. A questo punto è necessario che ognuno si assuma le sue responsabilità e non ci sono più proprio le condizioni minime per poter portare a casa ulteriori risultati con chi ha fatto scelte di un certo tipo. Il consiglio oggi si è svolto senza il primo cittadino, dimissioni protocollate, prefettura informata. Si farà comunque una delibera di indirizzo, assicura Gaffeo, per salvaguardare gli aspetti relativi alle piscine. Poi starà al consiglio decidere. I prossimi giorni saranno giorni in cui bisognerà fare una ricognizione su quali atti mettere a disposizione dell'amministrazione e di chi avrà il compito di assumersi delle responsabilità nell'ambito dell'amministrazione nel corso delle prossime settimane per far sì che, se si riterrà percorribile, determinati atti possano essere portati a termine per il bene della città. Io sono profondamente convinto che la città abbia bisogno ancora di molto lavoro. E ci sono ancora molte cose che io vorrei fare. Questo sicuramente sì.